The sermon A Total Deliverance was delivered by Brother William Marion Branham on Sunday morning, July 12, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone Una liberazione totale è stato predicato dal fratello William Marion Branham la mattina di domenica 12 luglio 1959 al Tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. I was kindly didn't know what to say this morning. I was sitting back there with Brother Egan and I heard Brother Neville was saying something there looking towards me, and I said to Brother Egan, is he calling me? And he said, he is. And then here I'm up here to say something this morning. Stamane non sapevo proprio cosa dire. Ero seduto là in fondo con il fratello Egan e ho sentito il fratello Neville stava dicendo qualcosa e stava guardando verso di me. Ed io ho detto al fratello Egan, sta chiamando me? Ed egli disse, sì. E perciò eccomi qui stamane per dire qualcosa. I was thinking when I was the fan there where there draws the voice just seems to pull it right out when you're speaking. It seems that the fan takes the voice right away. Stavo pensando quando ero il ventilatore là dove si sono elimina la voce. Sembra proprio che la tiri via quando uno parla. Sembra che il ventilatore tolga proprio la voce. I was hearing some testimony when I was in there to pray for the woman on the phone, and the one who got the message forgot to put the city of the place where to call from Dr. Marson's wife. Stavo ascoltando così la testimonianza quando ero là dentro al telefono a pregare per la donna e lo stesso che ha ricevuto il messaggio ha dimenticato di mettere la città del luogo dove chiamare dalla moglie del dottor Morrison. And I just tell you what I've done for your all's prayer and mine. I laid hands on the phone and pointed to the number wherever it was and asked the Holy Spirit to go to the woman. So I think he hear that just the same as it would be if we were. And I just laid it down. And it might be that that's the way the Lord wanted it. See, it might be, it would be better like that. E vi dirò che cosa ho fatto per tutte le vostre preghiere le mie. Ho messo le mani sul telefono e ho indicato per il numero dovunque esso fosse ed ho chiesto allo Spirito Santo di andare dalla donna. Perciò penso che egli l'abbia udito proprio lo stesso come l'avesse sentito se noi avessimo, capite, e l'ho semplicemente posato. E forse è stato così che l'ha voluto il Signore, capite? Forse lo è stato, sia stato meglio così. And then I heard the testimonies while I was in there. Someone saying that Sister Rook had, I believe Brother Neville, said that she'd had a mental collapse like. Let's hold on to God for that. Just remembering this one thing, God knows His own. He knows all about them. E poi, mentre ero là dentro, ho sentito le testimonianze di qualcuno dire che la sorella Rock ha avuto, credo che il fratello Neville abbia detto che lei aveva avuto, come dire, un collasso mentale. Facciamo affidamento su Dio per questo, ricordandoci questa sola cosa, Dio conosce i suoi, egli conosce tutto di loro. Can you hear all right in the back? If you can't, there's some empty seats up here, you can change if you wish to. Riuscite a sentirmi bene là in fondo? Se non potete, c'è qualche sedia vuota quassù. Se lo desiderate, potete cambiare. And let's see, is this the main mic? This over here is the main mic? Okay, we'll see if we can get that just a teeny bit closer. How about right around here, Gene? That'll be just fine. Vediamo, è questo il microfono principale?
questo di qua, e questo, il microfono principale. Ok, vedremo se possiamo portarlo un pochino più vicino. Che ne dici proprio qui vicino, Gene? Sarà proprio a posto. It's sometimes I get just a little hoarse. I've been preaching quite. Is that better? Can you hear that better? E a volte divento un po' rauco. Ho predicato abbastanza. È meglio così? Potete sentirmi meglio così? And we certainly remember these in prayer. And we want to report a glorious meeting from down in... am I looking at Sister Rook? No. I thought I looked at a lady back here that looked like her. I thought, surely I'm not talking double here. I looked at someone looked like her towards the back. She's in the St. Edward's Hospital. E certamente ci ricordiamo di questi in preghiera e vogliamo presentare una relazione su una gloriosa riunione giù nel... Sto guardando la sorella Rock. Pensavo di guardare ad una signora qua in fondo che le assomiglia. Pensavo, di certo qui non sto parlando senza senso. Guardavo qualcuna che le somigliava verso il fondo. Lei si trova all'ospedale St. Edward. And at Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed greatly, and many things that He did. Amen. And we're happy for that. Happy we can come back to our own company reporting the goodness and the mercy of God. Amen. That's the way they did in the Bible. E così a Cleveland, Tennessee, ed anche in California, abbiamo avuto delle riunioni gloriose. Il Signore ha benedetto grandemente ed ha fatto molte cose. E noi siamo felici per questo, felici di poter tornarcene alla nostra compagnia e presentare una relazione sulla bontà e sulla misericordia di Dio. È così che facevano nella Bibbia. I was appreciating Brother Neville, or Brother Beeler's prayer, how he prayed for the people and asking for help and mercy. And if we'll just look along, you always, everything that goes on, you'll find there's something real genuine about it. Sono davvero grato per la preghiera del fratello Neville, anzi del fratello Beeler, come ha pregato per la gente e nel richiedere aiuto e misericordia. E se noi semplicemente guarderemo avanti, voi sempre, tutto quello che va avanti, troverete che c'è qualcosa di veramente genuino riguardo a ciò. And then, when Brother Neville come and brought these deacons and so forth up here to the platform to pronounce the blessings of God upon the church offering. I heard him speaking in his prayer to God about those men, how that they prayed for one another. E poi, quando il fratello Neville è venuto e ha condotto questi diaconi e così via, quassù sul palco per pronunciare le benedizioni di Dio sull'offerta della la Chiesa, io l'ho sentito parlare a Dio nella sua preghiera in merito a quegli uomini come hanno pregato l'uno per l'altro. And that does me good to hear a pastor that can pray over his deacons and the deacons pray back for the pastor. E a me fa bene sentire un pastore che può pregare per i suoi diaconi e i diaconi pregare anche per il pastore. When you see a church going into cooperation like that, well, something's fixing to move. Amen. That's the way the church has to be in order. Quando vedete una chiesa stare in cooperazione così, beh, qualcosa sta per muoversi. È il modo in cui la chiesa deve essere in ordine.
And it gave me just an idea for a text. I was going to speak on the blessing at Kadesh and the refusal of the hearing of the report of the spies. But then I changed my mind to something else then. E questo mi dà proprio un'idea per un argomento. Stavo per parlare sulla benedizione a Kadesh e il rifiuto di dare ascolto al rapporto delle spie. Ma poi ho cambiato parere, dunque, per qualcos'altro. And now concerning healing, I got just a little testimony that I'd like to give. I was in hopes I'd see my boy Billy back there, but he's got it in his pocket. E ora, quanto alla guarigione, ho appunto una piccola testimonianza che mi piacerebbe darvi. Speravo di vedere mio figlio, Billy, là in fondo, ma ce l'ha lui in tasca. And Billy's getting to be better in the meetings than what he used to be. He was nervous, upset, and he'd kind of tell the people, oh, go sit down, so I'll give you a prayer card. E Billy sta migliorando nelle riunioni in confronto a quello che era una volta. Era nervoso, agitato, e diceva proprio alle persone, oh, va a sederti, diceva, ti darò un biglietto di preghiera. But I've noticed recently, there's getting to be people in the meeting that he just feels so sorry for. If he ain't got no prayer cards left, then he'll put them in a room so I can go pray for him. Ho notato però recentemente che ci sono persone che arrivano alla riunione per cui lui si sente molto dispiaciuto. Se non gli sono rimasti i biglietti di preghiera, allora li mette in una stanza affinché io possa pregare per loro. Amen. And such a thing happened at Chicago the last time, and I'd like to read that letter if he does come in. I never got to see him. He didn't know I was coming this morning over here and want the letter. But I just thought of it when I thought of so much sickness. And here's the way it is. It's a certified letter that... E una cosa così è capitata a Chicago l'ultima volta e mi piacerebbe leggere quella lettera nel caso arrivi. Non sono riuscito a vederlo. Lui non sapeva che io stessi venendo qua stamane e che volessi la lettera. Ma mi è venuto in mente questo quando ho pensato ai tanti malati. Ed ecco com'è. Si tratta di una lettera autenticata che... I was reading in the paper, I never was told, that where the papers was criticizing Oral Roberts for praying for a woman who had diabetes and died. Stavo leggendo sul giornale, io mai è stato detto, quello in cui i giornali stavano criticando Oral Roberts perché ha pregato per una donna che aveva il diabete ed è morta. As an American, I like to listen to the laws and the man who's in authority, but I think that's not just. Amen. Wonder if they'd be willing to put in the paper all that Oral Roberts had prayed for and got healed that the doctors turned down. I wonder Amen. If they'd swap it right back around once, Amen. See? Yeah, they wouldn't do that. E Dio, ora, quale americano a me piace dare ascolto alle leggi e all'uomo che comanda? Penso però che non sia giusto. Mi chiedo se fossero disposti a mettere nel giornale tutti quelli rifiutati dai medici per cui Oral Roberts ha pregato e sono stati guariti. Mi chiedo se per una volta facessero proprio al contrario. Uno scambio di posto, vedete? Essi non lo farebbero. And then I think maybe that the devil has just muddled them up so that, and God permitting it, at the day of the judgment, they'll have to answer for that. Amen. But I know of thousands of people that Oral Roberts has prayed for that's been dying and they're well. Amen. E poi penso forse che il diavolo li abbia proprio tanto confusi che, e Dio lo permette, che nel giorno del giudizio dovranno rispondere di questo. Eppure io conosco migliaia di persone per cui ora Roberts ha pregato, le quali erano in punto di morte e stanno bene. Oh, praise the Lord.
So you see, they are unfair about it. They'll deliver their side, the critical side, but won't deliver the other side. Now the paper is supposed to keep the public up to date on events that happens. Perciò, vedete, sì, non sono leali riguardo a questo. Essi rilasceranno la loro versione, la versione critica, ma non rilasceranno l'altra versione. Ora, il giornale è tenuto a tenere il pubblico aggiornato sugli eventi che succedono. Then I think if human beings are concerned with one another, if somebody gets healed, really healed, every paper in the United States ought to pack Amen. The article of it. Amen. Yeah. But you can't harm to do it. Poi penso che se gli esseri umani sono interessati l'un dell'altro, se qualcuno viene guarito, davvero guarito, ogni giornale negli Stati Uniti dovrebbe portarne l'articolo. Ma non potete ingaggiarli per farlo. No, you take something like that there, they'll snigger and laugh at it and turn it back. But if there's anything to criticize, it just goes to show that this nation is ready for judgment. Oh, right. And there's got to be judgment, and there's no way to escape it, and they're only heaping fire upon their heads and so forth, and such a disunified to the principle. No, prendete a questo punto qualcosa del genere. Loro ridacchiano e se ne fanno beffa e lo respingono. Ma ora, se c'è qualcosa da criticare, ciò va solo a mostrare che questa nazione è pronta per il giudizio. Esatto, e deve esserci un giudizio, e non c'è modo di evitarlo. E loro stanno solo accumulando fuoco sulle loro teste e così via. È una tale disunità nei principi, nelle convinzioni. A paper, its principles is to inform the public of anything, good or bad, that's happening. But they're away from their principles. And when they're away from their principles, then they will not serve their purpose well. Un giornale, i suoi principi, deve informare il pubblico di qualsiasi cosa buona o cattiva che sta accadendo. Ma si sono allontanati dai loro principi. E quando si allontanano dai loro principi, allora essi non serviranno bene il loro scopo. And that's the same way it is with the church. When the church is away from its principles, it can never serve the saints well. Ed è allo stesso modo con la Chiesa. Quando la Chiesa si allontana dai propri principi, non può mai servire bene i santi. We've got to stay together. We've got to be unified. We've got to be one heart and one accord. Or we'll never serve God or the people. Unless we're one heart and one accord to stand by the principles of the Bible. And the things that God has said, that's right. We must always stand by them. Dobbiamo restare insieme. Dobbiamo essere unificati. Dobbiamo essere d'un solo cuore, d'un solo accordo. Diversamente, non serviremo mai Dio né il popolo se non siamo d'un solo cuore e d'un solo accordo per sostenere i principi della Bibbia e le cose che Dio ha detto che sono giuste. Dobbiamo sempre sostenerle. Billy stuck into the room at Chicago. Someone come to him, a woman with her husband with cancer on the lungs, dying, and his wife was a polio victim in a wheelchair, and her trying to take care of a man that couldn't hardly stand up with cancer on his lungs. Billy si fermò nella stanza a Chicago, lui. Qualcuno venne da lui, una donna con suo marito, col cancro ai polmoni in punto di morte. E sua moglie era una vittima della polio in una sedia a rotelle e lei cercava di prendersi cura di un uomo che non poteva affatto restare in piedi, col cancro al polmone. And Billy said to him, he said, I'm sorry, sir, said, I'd gladly give you a prayer card. And he said, but I haven't got another one left. And he said, well, all right, sonny. He said, that's all right. He said, we tried to get here, but it's so unhandy for us.
E Billy gli disse, mi dispiace, signore, disse, le avrei dato volentieri un biglietto di preghiera. E disse, ma non me ne è rimasto nessuno. Ed egli disse, beh, va bene, ragazzo mio, disse, è tutto a posto. Disse, abbiamo provato ad arrivare qua, ma è così scomodo per noi. Billy said, tell you what you do. He said, I'm going to get Dad and I'm going to bring him in and I'll take him out. And said, when I do, as soon as you hear his message, said, then you get your wife and you and get into a little room there where I pass through. And I'll have him pray for you. Billy disse, vi dirò cosa fare. Disse, andrò a prendere papà e sto per portarlo dentro e lo porterò fuori. E disse, quando farò questo, appena sentite il suo messaggio, disse, allora tu prendi tu e tua moglie ed entrate in una piccola stanza là dalla quale io passo e lo farò pregare per voi. Oh, he said, that's loyal, son. That's good enough. See? There's an attitude. See? Good enough. That's fine. Oh, disse lui, questo è leale, figliuolo, questo è sufficiente, capite? C'è un atteggiamento, capite? È sufficiente, questo è ottimo, capite? And that night, Billy, when he went back there, still against what he had said, that he had his brother-in-law there, who was bleeding with hemorrhages from the lungs, and his sister-in-law there, who was bleeding from the stomach with ulcers. Also, that they'd come in with him, counting on the side of helping him get in. You have to watch it, be a whole room full, it seems. E quella sera, Billy, quando tornò là, pur contrario a quello che aveva detto, poiché aveva suo cognato là che stava sanguinando dai polmoni con delle emorragie, e sua cognata là che stava sanguinando dallo stomaco con ulcere, i quali erano entrati anche con loro, quasi con la scusa di aiutarli ad entrare. Si deve stare attenti, si arriverebbe a un'intera stanza piena, capite? But going through and praying for them, we get a letter back through the mail that man has perfectly healed of that cancer of his lungs. Yeah. The woman, the wife in the wheelchair is up going around just normal as she ever was. Yeah. The man with the hemorrhages of the lungs from tubercular is completely well, and his wife is well of the ulcers. Yeah. Four of them healed straight. Non di meno, se è concluso bene e abbiamo pregato per loro, abbiamo ricevuto una lettera per posta che quell'uomo è guarito perfettamente da quel cancro ai polmoni. La donna, la moglie nella sedia a rotelle, si è alzata muovendosi in modo proprio normale, come mai lo è stata. L'uomo con le emorragie ai polmoni dall'essere tubercoloso è completamente guarito e sua moglie è guarita dalle ulcere. Quattro di loro guariti di seguito. I wonder if the newspapers would be willing to print that. Amen. See? Oh, but God still is God. He just does things in His own way, you know. And He's so good. We're so happy to know that He is God. Mi chiedo se i giornali sarebbero disposti a stampare questo. Capite? 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 Oh, ma Dio è ancora Dio. Egli compie le cose a suo proprio modo, sapete? Ed Egli è tanto buono. Siamo felici di sapere che è Dio. Amen. We was talking the other morning about a little preacher that we know that used to go around pray for the sick and everything. And he went and prayed for a person in the hospital in Louisville in a tubercular case, a lady died. L'altra mattina stavamo parlando di un piccolo predicatore che conosciamo, che una volta andava in giro, pregava per i malati e tutto il resto, e andò a pregare per una persona all'ospedale di Louisville, e la signora morì di un caso tubercolare. The little fellow said, well, there's no need, God ain't there, no God, he'd keep his word. Said, I know her just like the Bible said. If he don't keep his word, he's not God. Said, it's just a book.
Il piccolo tizio disse: «Beh, non c'è bisogno, Dio non c'è alcun Dio. Se ci fosse, manterrebbe la sua parola». Disse: «Io l'ho unta proprio come ha detto la Bibbia. Se lui non mantiene la sua parola, non è Dio». Disse: «È solo un libro». Now, that would seem like that unless you know God. That's part of the scriptures, but it's not all of the scriptures. It's up on the basis of the faith of the individual. See? Ora, quello sembrerebbe così a meno che non conosciate Dio. Quella è parte delle scritture, ma non è tutto della scrittura. È sulla base della fede dell'individuo. Capite? And I told my wife, I said, there's been so many things happen that I just know that there is. I don't know what's going to happen to me at the end. I may go the same way. If God ever moves his hand of mercy from me, I'll go the same way. But as long as he'll keep his hand of mercy and guidance upon me, I'll go on. Ed io dissi a mia moglie, dissi, sono accadute tante cose che io proprio so che esiste. Non so cosa mi capiterà alla fine. Forse andrò per la stessa via. Semmai Dio spostasse da me la sua mano di misericordia, andrò per la stessa via. Ma finché egli tiene su di me la sua mano di misericordia e di guida, io andrò avanti. But I asked media, I said, who was it in the room that morning after the vision of me seeing my little girl, Sharon? Ma chiesi a Meda, dissi, chi era nella stanza quel mattino, dopo la visione di quando ho visto la mia figlioletta Sharon? By the way, the other day I like to fainted. I was sitting on the street, and you know my story, the vision of her at you. And I look coming by my side, and there come a young girl down the street here in Jeffersonville, was just exactly like that vision. I just had to grasp my hands together. Looks so much like that vision of my little Sharon. She's a young woman then. A proposito, l'altro giorno ero quasi svenuto. Ero seduto sulla strada e voi conoscete il mio racconto della visione di lei in seguito. E guardai, venendo dal mio lato, ed ecco una ragazza giovane scendeva lungo la strada qui a Jeffersonville. Era esattamente come quella visione. Io dovetti stringere le mani insieme. Sembrava tanto come quella visione della mia piccola Sharon. Allora lei era una giovane donna. And after that vision that morning, when in glory, Hope was telling me, had her arm around my shoulder saying, don't worry about us, Bill. We're better off. I was just trying to commit suicide. And she said, don't worry. Promise me you won't worry anymore. And I said, I can't promise it, Hope, because I worry. I can't help it. E dopo quella visione quel mattino, quando nella gloria io, Hope, mi stava dicendo, aveva le sue braccia attorno alle mie spalle, dicendo, non tormentarti per noi, Bill, noi stiamo molto meglio. Io stavo proprio cercando di suicidarmi e lei disse, non tormentarti, promettimi che non ti tormenterai più. Ed io dissi, non posso prometterlo, Hope, perché io sono tormentato, non posso farne a meno. And I come out of the vision standing in the dark room. And not a vision, not imagination, but her arm was still around me. Amen. And she was patting me. E uscii dalla visione stando nella stanza al buio. E non una visione, non un'immaginazione, ma le sue braccia erano ancora attorno a me e lei mi carezzava. Allora, wait a minute. This is not, I didn't know what to call it in them days, a vision, I called it a trance. I said, this is, your hand's still there. I said, are you here, Hope? She said, Bill, promise me that you won't worry anymore. About me and Sharon, because I was at the end of the road, I was ready to commit suicide. Pensai, aspetta un minuto, questo non è, in quei giorni non sapevo come chiamare una visione.
La chiamavo una trance. Dissi, questa è la sua mano? È ancora là. Dissi, sei qui, Hope? Lei disse, Bill, promettimi che non ti tormenterai più per me e per Sharon. Poiché io ero alla fine della strada, ero pronto a suicidarmi. I said, I promise you. And she hugged me and patted me with her hand. Amen. And then I said, Hope, where are you? I got felt up, I got a hold of the little chain on the light and pulled it. I went around, searched through every chair to see if she was sitting there. Dissi, te lo prometto. E lei mi abbracciò e mi carezzò con la mano. E allora io dissi, Hope, dove sei? Presi, cercai tastando, finché riuscii a trovare la piccola catena della lampada e la tirai. Andai in giro, rovistai in ogni sedia per vedere se lei fosse seduta là. He's God, he's just as much God today as he was on Mount Transfiguration when Moses and Elijah appeared. He's still God. Egli è Dio. Egli è proprio tanto di oggi quando lo era sul monte della trasfigurazione quando apparvero Mosè ed Elia. Egli è ancora Dio. We may go through lots of troubles and trials. Just remember there's someone who knows. Lights the way, makes it real. Possiamo passare molti guai e prove. Ricordate soltanto, c'è qualcuno che sa, che illumina la via, che lo rende reale. I do not know what's behind the curtain, but I know one thing, I'm pressing towards Amen. The mark of the high calling, every day trying to live for that great event that will take place someday when I shall see him face to face and tell the story saved by grace. That's the day I live for. Leaving those things behind which are, I want to press on. Just keep going. Io non so cosa c'è dietro la cortina, ma so una cosa. Io proseguo il corso verso il segno della suprema vocazione, ogni giorno cercando di vivere per quel grande evento che un giorno avrà luogo, quando vedrò lui faccia a faccia e racconterò la storia. Son salvato per grazia. Quello è il giorno per cui vivo, lasciando dietro quelle cose che sono. No, voglio andare avanti, continuare ad andare. I want this tabernacle, now that you're on your feet, I want you to keep pressing towards the mark of the high calling. Amen. Whatever you do, cling together. Be as clannish as you can be, but always with the arm out to reaching at someone else to bring them in. Voglio che questo tabernacolo, ora che siete indipendenti, voglio che continuiate a proseguire verso il segno della suprema vocazione. Qualsiasi cosa facciate, stringetevi assieme, fate gruppo il più possibile, ma sempre con un braccio aperto per raggiungere e prendere qualcun altro, per portarli dentro. But in this faith that we're now preaching and earnestly contending for, don't you move one inch from it. Amen. For if you believe me to be his servant, this is the program of God. Ma in questa fede che stiamo ora predicando e per la quale proseguiamo a combattere, non spostatevi un pollice da essa, perché se mi credete essere suo servitore, questo è il programma di Dio. It'll never be in the majority, it'll always be in the minority. Always has and always Amen. Will be. But remember, it is written, fear not, little flock, it's your Father's good will to give to you the kingdom. Non sarà mai nella maggioranza, sarà sempre nella minoranza, lo è sempre e sempre sarà. Ma ricordate, sta scritto, non temere piccolo gregge, è piaciuto al Padre di darvi il regno. Now, there is a group of officers of our church, deacons, trustees, Sunday school superintendent, pastors,
as our church is set in order. Ora c'è un gruppo di incarichi nella Chiesa: diaconi, amministratori, sovrintendenti della scuola domenicale, pastori, come la nostra Chiesa è messa in ordine. And you, the people, elected these officers and this pastor. I'm just gentle overseer, seeing it goes on right and to give advice and so forth. E voi, le persone, avete eletto questi incarichi e questo pastore. Io sono solo il sorvegliante generale per vedere che continui ad andare bene e per darvi il consiglio e così via. You are the one who elects your pastor, you elect your trustees, you elect your deacons, you elect every officer is in this church, you the people. And it's your duty to stand by those men. See, for they'll make mistakes. They're mortal. They're just man. And they'll make mistakes. Siete voi i soli che eleggete il vostro pastore. Voi eleggete i vostri amministratori. Voi eleggete i vostri diaconi. Voi eleggete ogni incarico che c'è qui in questa chiesa. Voi, le persone, ed è vostro dovere sostenere quegli uomini. Vedete, perché essi faranno degli errori. Sono mortali, sono solo uomini e faranno errori. But if the President of the United States makes a mistake, do we throw him out as President? We forget about it and move on. That's the way we want to do our church now. Ma se il Presidente degli Stati Uniti commette un errore, non ci disfiamo di lui come Presidente? Ce ne dimentichiamo e andiamo avanti. Ecco come vogliamo fare ora la nostra Chiesa. I was listening to him pray a few minutes ago for those deacons. And to hear back there a testimony at the door from the trustees, how that with one accord you all are, now stay that way, now you members stand by these trustees, deacons, and pastor. Alcuni minuti fa l'ho sentito pregare per quei diaconi e là in fondo sentire alla porta una testimonianza degli amministratori. Come siete tutti d'un solo accordo. Ora restate così. Ora voi membri sostenete questi amministratori, i diaconi e il pastore. And remember when you get this together. Remember that it's the devil's business to see that that's broke up. Now it's always has been and it always will be. But you stand by your officers. And that was a talk that I was going to make. E ricordate, quando voi mettete questo insieme, ricordate che è compito del diavolo vedere che ciò sia fatto a pezzi. Ora, è sempre stato così e lo sarà sempre. Voi però sostenete i vostri incarichi. E quello era il discorso che stavo per fare. And then I have here also something for the bulletin board this morning about the meeting of the boards and their authority. And it'll be on the bulletin board and I got a copy for Brother Roberson who is the chairman of the trustees. And then I got a copy for Brother Collins, I think, who acts as the chairman of the deacon board. E poi ho qui anche alcune qualcosa per la bacheca stamane riguardo alla riunione dei consigli e la loro autorità. E questo sarà sulla bacheca. E do una copia per il fratello Robertson, che è il presidente degli amministratori. E poi ho una copia per il fratello Collins. Ritengo che funge da presidente del consiglio dei diaconi. And now all these offices are set according to the scripture and they must have the scriptural rules of what they must do. E ora tutti questi incarichi sono stabiliti secondo la scrittura e devono avere regole scritturali di quello che si devono fare. Therefore the trustees has an office of their own and the deacons has an office of their own. The Sunday school superintendent has an office of his own, and the pastor is the head of the flock.
Perciò gli amministratori hanno un proprio incarico e i diaconi hanno un proprio incarico. Il sovrintendente della scuola domenicale ha un proprio incarico e il pastore è il capo del gregge. Now, each one of these has things in common. And I think that your meeting should not be together, but it should be as each office, because the deacons has nothing to say to the trustees unless they got some business to present to them. And vice versa, the trustees is over the finance and things of the building. They have nothing with the deacons. Ora, ognuno di questi ha delle cose in comune, ed io ritengo che la vostra riunione non dovrebbe essere insieme, ma dovrebbe essere in qualità di ogni incarico, perché i diaconi non hanno niente da dire agli amministratori se non hanno qualche faccenda da presentare a loro, e viceversa, gli amministratori si occupano della finanza e delle cose dell'edificio, non hanno niente con i diaconi. Deacons are the policemen of the church and the assistants to the pastor, and the trustees is the holding of all the property. I diaconi sono i poliziotti della chiesa e gli assistenti del pastore, e gli amministratori sono i responsabili di tutta la proprietà. The trustees has nothing to do with the spiritual end of it, and the deacon has nothing to do with the financial end of it. Therefore, it must be, and the Sunday school superintendent is over his Sunday school. So I've got it all wrote, typed out to be on the bulletin board. Gli amministratori non hanno niente a che fare con il fine spirituale d'essa, e i diaconi non hanno niente a che fare con il fine finanziario d'essa. Perciò deve essere così, e il sovrintendente della scuola domenicale è a capo della sua scuola domenicale. Così li ho tutti scritti, battuti a macchina per essere sulla bacheca. And then we are also going to get in a frame the doctrine that the church stands for and have it framed in here, in the church. Amen. What we stand for, the principles, the doctrine of the church. E poi metteremo inoltre in una cornice la dottrina che la Chiesa sostiene, e la avremo qui in Chiesa, incorniciata, quello che sosteniamo, i principi, la dottrina della Chiesa. Now, to be a church, we got to have a doctrine. We don't draw down any stakes and say we just go this far. We go out just this far with fellowship with everybody that God will let us go in His scriptures with the people. Ora, per essere una chiesa dobbiamo avere una dottrina. Noi non tracciamo una linea, diciamo, noi arriviamo solo fino a questo punto. Noi andiamo fuori proprio così, lontano con la comunione con tutti, con cui Dio ci permetterà di andare nelle sue scritture con la gente. Now, stick together, be of one accord, one heart, and move on for God. That's the way God wants us to do. Now, let us pray and then open the Word. E ora restate insieme, siate d'un solo accordo, d'un solo cuore, e andate avanti per Dio. Ecco come Dio vuole che facciamo. Ora preghiamo e poi apriamo la parola. Oh, precious Lord, we are now about to approach the divine Word, are the reading of this word. May your Holy Spirit interpret to us that which we have need of. Oh, prezioso Signore, siamo in procinto di avvicinarci alla parola divina, cioè la lettura di questa parola. Possa il tuo Santo Spirito interpretarci quello di cui abbiamo bisogno. And let us speak, Lord, and act and live, knowing that we are all your children by grace as you have called us. E lasciaci parlare, Signore, e agire, vivere, sapendo di essere tutti tuoi figli per grazia, poiché tu ci hai chiamato. May there be a fellowship in this church, seeing that we are just about to emerge into some great move, we feel of bringing up other ministers
to go out into the fields of where, if you shall send me into the different parts of the world, there to establish the faith and to have a minister ready and willing and trained to take over. Possa in questa chiesa esserci una comunione, giacché stiamo quasi per emergere in un grande movimento, lo sentiamo, di impiegare altri ministri per uscire nei campi in cui, se tu mi manderai in diverse parti del mondo, là per stabilire la fede, e di avere un ministro pronto e disposto e preparato a subentrare. And may the faith that was once delivered to the saints that we are gallantly standing for become a circle around the world. Grant it, Lord. E possa la fede che è stata una volta tramandata ai santi, che noi sosteniamo valorosamente, diventi un cerchio intorno al mondo. Concedilo, Signore. May this little weed pile, as it was one day when we dedicated it to you, may there be a church rise up here, Lord, Amen. That out of it shall go ministers and evangelists and teachers and missionaries to all parts of the world. Possa questo piccolo mucchio di erbaccia, come era un giorno quando lo consacrammo a te, possa esserci qui una chiesa che sorga, Signore, che da essa partano ministri ed evangelisti ed insegnanti e missionari in ogni parte del mondo. We would ask this morning a special blessing for our brothers and sisters Stricker, who's suffering now. But we know that we're all put to these tests. Amen. Every son that cometh to God must be chastened, tried, and if we give up easy and turn back, then we are illegitimate children and not the children of God. Stamane vorremmo chiedere una speciale benedizione per il nostro fratello e sorella Stricker, che al momento sono sofferenti. Sappiamo però che noi tutti dobbiamo subire queste prove. Ogni figlio che viene a Dio deve essere castigato, provato, e se ci arrendiamo facilmente e torniamo indietro, allora siamo figli illegittimi e non figli. Give brother and sister Stricker strength and power to stick to their post of duty. Amen. If they have to beg what food they eat, let thy hand of blessing be upon them. Amen. For we know not, but it might be through that very effort that you'd show the native of Africa what a real Christian is. Amen. Grant it, Lord, now let it all be done according to thy will. Dai forza e potenza al fratello e alla sorella Stricker per resistere al loro posto di dovere. Se dovranno mendicare il cibo che mangeranno, che la tua mano di benedizione sia su di loro, poiché non sappiamo, ma ciò potrebbe essere tramite quello stesso sforzo che tu mostrerai agli indigeni dell'Africa che cos'è un vero cristiano. Concedilo, Signore. Ora sia fatto tutto secondo la tua volontà. Bless this pastor, Brother Neville. We pray, Lord, that you'll make him a shepherd of the flock as you have in past. And we would not forget his lovely little wife who is very sick. Benedici questo pastore, il fratello Neville. Preghiamo, Signore, che tu lo renda un pastore del gregge come hai fatto in passato, e non vorremmo dimenticare la sua squisita piccola moglie che è molto malata. The enemy would like to leave Brother Neville that group of children with no mother, but we stand in place by faith the blood of Jesus Christ between that enemy and our sister. Al nemico piacerebbe lasciare il fratello Neville con quel gruppo di bambini senza madre. Noi però ci alziamo e mettiamo per fede il sangue di Gesù Cristo tra quel nemico e la nostra sorella. May your spirit, Lord, be great upon her, knowing that all women are ordained to walk down through this valley of darkness at this age, but we pray that you'll be with her.
Possa il tuo spirito, Signore, essere grande su di lei, sapendo che tutte le donne sono predestinate a scendere per questa valle di tenebre di questa epoca, ma preghiamo che tu sarai con lei. Bless those little children, she'll be nervous now and fretful, but may the Holy Ghost be at the door of mercy at all times for that family. Benedici quei fanciulli, ora lei sarà nervosa e irritabile, ma possa lo Spirito Santo essere alla porta di misericordia tutte le volte per quella famiglia. Bless our trustee board, our brother Wood and our brother Egan, brother Roberson and all of the others, Lord deacons, trustees and all that's associated in the church, we pray, Lord, that you'll let them serve their term with holiness and righteousness. Benedici il nostro consiglio di amministrazione, il nostro fratello Wood e il nostro fratello Egan, il fratello Robertson e tutti gli altri, Signore, i diaconi, gli amministratori e tutti quelli che sono associati alla Chiesa. Noi preghiamo, Signore, che Tu li lascerai servire il loro mandato con santità e giustizia. Bless those, Lord, who have served in the times past. And we pray that you'll continue to be with all of us, that we will be known as a church of unity and spirit and love of the Lord. Benedici quelli, Signore, che hanno servito in tempi trascorsi e preghiamo che tu continuerai ad essere con noi tutti affinché saremo riconosciuti come una chiesa di unità e dello spirito e dell'amore del Signore. We pray now that you'll divide to us the word as we have need, as we read out of thy written word, for we ask it in Jesus' name. Amen. Ora preghiamo che tu ci ripartisca la parola nel modo in cui abbiamo bisogno mentre leggiamo dalla tua parola scritta, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. And in praying, I was thinking as we were blessing or asking blessings for our modern, our new board of trustees and so forth. I was thinking of our brother Fleeman and brother Dietzman and them sitting here who has served well on before. We want to be thankful to God for their loyal service. May the Lord ever be with them to bless them and to help them. E durante la preghiera stavo pensando come stavamo benedicendo, ossia chiedendo le benedizioni per il nostro moderno, il nostro nuovo consiglio d'amministrazione e così via. Stavo pensando al nostro fratello Freeman e al fratello Dietzman e gli altri seduti qui che hanno servito bene in passato e vogliamo essere grati a Dio per il loro servizio fedele. Possa il Signore essere sempre con loro, benedirli e aiutarli. I want to read before, just remember now, the bulletin board and so forth and the coming meetings. Voglio leggere prima, ora ricordate proprio la bacheca e così via e le prossime riunioni. And we're happy to have with us this morning. Well, I might say it like this, a man who has been very precious to me. And times past, and precious now, a good brother, Fred Soffman, and his wife from Saskatchewan, Canada, who is here to sojourn with us. In our nation, a sojourner, but in our fellowship, a beloved brother. Amen. Brother Fred Soffman sitting there. He manages the campaign for me when I was in Canada. E stamane siamo felici di avere con noi, ebbene, potrei dirlo così, un uomo che mi è stato molto prezioso in passato e prezioso ora, un buon fratello,
Fred Sotman da e sua moglie del Saskatchewan, Canada, che è qui per soggiornare con noi nella nostra nazione, un ospite, ma nella nostra confraternita, un fratello amato, il fratello Fred Sotman, seduto qui, egli gestisce la campagna per me quando sono stato in Canada. And another precious brother who is also formerly a Canadian, which was a businessman and can prove to the world that you can't outgive God. È un altro prezioso fratello che è anche un ex canadese, il quale era un uomo d'affari e può dimostrare al mondo che non si può esaurire Dio. He and his buddy formed a foundation for finances of building a place or for a foreign mission, a foundation. They called me to Oakland for a meeting and said they had the money they'd sponsor it all in their foundation. Lui e il suo amico hanno fatto una fondazione per le sovvenzioni per costruire un luogo, sia una missione estera, una fondazione. Ed essi mi hanno chiamato a Oakland per una riunione e hanno detto che essi avevano il denaro. L'avrebbero sponsorizzata tutta loro nella loro fondazione. Brother Fred and I tried that for some money that Brother Fred had it I would not take as an individual. So then we decided we would give it to the Canadian people and not even take up an offering. But it didn't go so good. The meetings were fine, but because we didn't take up an offering. Il fratello Fred ed io abbiamo provato questo per del denaro che aveva il fratello Fred, che come singolo io non avrei preso. Perciò poi abbiamo deciso che l'avremmo donato alla gente canadese e non avremmo preso neanche un'offerta, ma non è andata molto bene. Le riunioni sono state belle, ma a causa che non abbiamo preso un'offerta... I don't care if the church is worth $100 billion, you still owe it to God to take up an offering. That's part of the worship. And you rob that, as much as I've been against money and things like that, I find out when a man's wrong, you might as well admit you're wrong. Because Brother Fred and I see it pan out not so good. Non mi importa se la Chiesa valga 100 miliardi di dollari, voi siete in debito di ciò verso Dio di prendere un'offerta. Quella è parte dell'adorazione e voi derubate questo, sebbene io sia stato contro il denaro e cose del genere. Scopro che quando un uomo è nel torto, potreste pure ammettere d'essere nel torto, perché il fratello Fred e Dio lo abbiamo visto che non ha dato un risultato molto buono. And Brother Borders, when I left Brother Fred and come down to you at Oakland, I said, don't you do it, you just pass the collection plate and take up an offering. And whatever it is, put it back in your foundation for another meeting somewhere. E il fratello Borders, quando ho lasciato il fratello Fred e sono sceso da voi a Oakland, ho detto, non fate così, passate solo il piattino delle offerte, raccogliete un'offerta e comunque sia, mettetela di nuovo nella fondazione per un'altra riunione da qualche parte. And before the services closed, Brother Border and his friends come to me and said, as much as we put into the meeting is already took up. E prima che i servizi giungessero al termine, il fratello Borders e il suo amico sono venuti da me e hanno detto la somma che abbiamo investita nella la riunione è già stata raccolta. Amen. And then a few days ago he made arrangements for a meeting in San Jose, California, where he had some, I guess, 60 or 70 churches in the valley. Of all different faiths, all cooperating, we had a wonderful meeting and returning back again in November. E poi, alcuni giorni fa, lui ha fatto i preparativi per una riunione a San José, California, dove aveva alcune, suppongo, 60 o 70 chiese nella valle di tutte le diverse fedi, tutte che collaborano. Abbiamo avuto una riunione meravigliosa e ci ritorneremo ancora a novembre. We're happy to have you with us, Brother Borders and Brother Fred sitting back there. And these men is
strangers maybe to you all, but they've been precious brothers to me out in the fields contending earnestly for the faith that we're standing for. Siamo felici di avere con noi il fratello Bordes e il fratello Fred seduti là in fondo. E forse questi uomini sono forestieri per voi tutti, ma sono stati dei fratelli preziosi per me là nei campi, proseguendo a combattere per la fede che sosteniamo. God bless you, brother. We're glad to have you this morning in the little old tabernacle here. It's not much to look upon, but there's something here that we know that God lives here, you see. Amen. So we're happy for that. And these other precious brethren, if I had time to mention, that's with us today. Dio ti benedica, fratello. Siamo lieti di averti stamane qui nel vecchio piccolo tabernacolo. Non è molto da considerare qui, però c'è qualcosa per cui sappiamo che Dio vive qui, vedete? Perciò siamo felici per questo. E ci sono altri fratelli preziosi, se avessi tempo di menzionarli, che sono con noi oggi. Now, I am anticipating and praying that in the next few days, the Lord willing, I want to go feeling led, I haven't made the announcement, the next meeting to Ohio to be with Brother Sullivan on the campgrounds. Within a short time, it's only about 100 miles up there, I guess, Gene, something like that. It'd be a fine trip if you haven't planned your vacation, if the Lord continues to lead us. Ora sto prevenendo e pregando che nei prossimi pochi giorni, se il Signore vuole, voglio andare, mi sento condotto, non ho fatto l'annuncio, la prossima riunione in Ohio per essere col fratello Sullivan nelle aree di campeggio in breve tempo. Sono solo circa 100 miglia lassù, ritengo, Gene, qualcosa del genere. Sarà un bel viaggio se non avete programmato la vostra vacanza, se il Signore continua a condurci. Very fine man in a... We appreciate Brother Sullivan a great deal. He's the mayor of the city, and was just ex-mayor, and this an old-fashioned Kentuckian, that's all I can say about him. Uomo davvero eccellente, e noi apprezziamo molto il fratello Sullivan, proprio un... lui è il sindaco della città, era solo un ex sindaco, e proprio uno del Kentucky all'antica, è tutto quello che so dire di lui. When I met him the other day, and we was both raised down there in the mountains of Kentucky, he said to me, "Have you still got your assafoetida around your neck, Billy?" You know how Kentucky he is. Quando l'ho incontrato l'altro giorno abbiamo viaggiato insieme laggiù nei monti del Kentucky, lui mi ha detto, "Hai ancora la tua assafetida intorno al collo, Billy?" Ora voi sapete come egli è del Kentucky. Now, let's turn in, no disregards to my Kentucky brethren here, brother Jeffries and so forth. I'm a Kentuckian too, you know. I'll tell you one thing we are. We are not Kentuckians, or neither are we Americans. We are pilgrims and strangers. We're seeking a city to come. Ora, voltiamo in senza offesa verso i miei fratelli del Kentucky, qui. Il fratello Jeffries e così via. Anch'io sono del Kentucky, sapete? Vi dirò una cosa che noi siamo. Noi non siamo del Kentucky, non siamo neanche americani. Siamo pellegrini e stranieri. Siamo in cerca di una città futura. Now, for a reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes. I wish to read from the 23rd chapter and the 20th verse to the 23rd inclusive. Ora, per una lettura, leggiamo dal libro di Esodo per alcuni minuti. Vorrei leggere dal 23° capitolo e dal 20° versetto al 23° incluso. Now I want to take a text this morning from like this, of this rather, a total deliverance. And I won't be long speaking. Now while I was waiting for you to turn to your book, and chapter.
E stamane voglio prendere un argomento da questo, una liberazione totale. E non ci metterò molto tempo a parlare. Ora, mentre stavo aspettando che voi andaste al vostro libro e capitolo. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared. Beware of him. Obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. I'm sure that the congregation knows who this angel was. My name is in him. Ecco, io mando un angelo davanti a te per guardarti per lo cammino e per condurti al luogo che io ho preparato. Guardati per la sua presenza, ubbidisci alla sua voce e non irritarlo, perciò che egli non vi perdonerà i vostri misfatti, concesso che il mio nome sia in lui. Sono certo che la congregazione sa chi era questo angelo. Il mio nome è in lui. And if thou will indeed obey his voice and do all that I speak, then will I be an enemy unto thy enemies and an adversary unto thy adversaries? Ma seppure tu ubbidisci alla sua voce, fai tutto quello che io ti dirò, io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari. For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites, the Hittites, Perizzites, Canaanites, Havites, and Jebusites, and I will cut them off. Perciò che l'angelo mio andrà davanti a te e ti porterà nel paese degli Amorrei, Gittei, Ferezei, Cananei, Ivvei e Gebusei, ed io distruggerò quei popoli. May the Lord bless his word as we speak now for a few minutes if you pray. I was thinking on this subject of a total deliverance. Possa il Signore benedire la sua parola mentre ora parleremo per alcuni minuti se voi pregate. Stavo pensando a questo argomento di una liberazione totale. The church has been in the minority, it always will be in members until Jesus comes, but it's living under its God-given privileges. La Chiesa è stata nella minoranza, lo sarà sempre in fatto di membri finché Gesù verrà. Essa però vive sotto i propri privilegi donati da Dio. If we only knew this is the church of the living God, not the Branham Tabernacle, but the Branham Tabernacle just part of it. Se solo sapessimo che questa è la chiesa dell'Iddio vivente, non il Tabernacolo Branham, ma il tabernacolo Branham ne è solo parte. There's other such tabernacles through the country. Brother Snelling tonight is having a baptismal service. I forgot Brother Curtis told me to announce that, or told me yesterday he's having it. He's having a baptismal service, and if anyone here has never been baptized, Brother Snelling would be glad to do that tonight. That's the Holiness Tabernacle at Utica. Ci sono altri siffatti tabernacoli nella nazione. Il fratello Snelling stasera avrà un servizio battesimale. Mi sono scordato che il fratello Curtis mi ha detto di annunciarlo, o me l'ha detto ieri che lo avrebbe. Lui avrà un servizio battesimale. E se qualcuno qui non è ancora mai stato battezzato, ebbene il fratello Snelling sarebbe lieto di farlo stasera. E al tabernacolo della Santa a Utica. And Brother Junior Jackson in New Albany. And there's many such churches throughout the country. But we're all living, seem like, on the defeated side, more or less.
e il fratello Junior Jackson a New Albany, e ci sono molte siffatte chiese in tutta la nazione, ma noi tutti viviamo, sembra, più o meno sul lato degli sconfitti. I heard Brother Neville announce this morning back there that it kind of come to my mind that the people seemingly are getting away from deliverance. It seems to be something that the people seen it, so they just push it out to one side. Oh, well, God can do it. But that's not the attitude. Stamane ho sentito annunciare al fratello Neville, là in fondo, mi è appena venuto in mente, che le persone apparentemente si stiano allontanando dalla liberazione. Sembra che ci sia qualcosa che le persone non hanno visto, perciò essi lo spingono fuori da un lato. Oh, beh, Dio non può farlo. Questa però non è l'attitudine. Now Moses, when he was called by God, he was a total, complete prophet. Amen. When God sends a man to do anything, he completely equips him with everything that he has need of. Ora, Mosè, quando fu chiamato da Dio, lui era un profeta totale, completo. Quando Dio manda un uomo per fare qualcosa, egli lo equipaggia completamente con tutto quello di cui ha bisogno. If God calls a man to be a preacher, he puts something in him to preach with. If he calls him to be a teacher, he puts something in him to teach with. If he calls for him to be a prophet, he puts something in him to see visions and to be a prophet. God always completely equips his man. Se Dio chiama un uomo per essere un predicatore, gli mette lui qualcosa con cui predicare. Se lo chiama per essere un insegnante, mette qualcosa in lui con cui insegnare. Se lo chiama perché lui sia un profeta, e gli mette lui qualcosa per vedere visioni e per essere un profeta. Dio equipaggia sempre il suo uomo completamente. And that's just what he'd done when he sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain way, and he schooled him in a certain way, and he molded him and made him and fashioned him. Ed ecco esattamente cosa egli fece quando mandò Mosè in Egitto. Egli lo suscitò in un certo modo, e lo ammaestrò in un certo modo, e lo modellò, e lo formò, e lo foggiò. After he had promised Abraham, hundreds of years before, that he would deliver the people, then he had in mind that he would make Moses just the way Moses was made. Centinaia di anni prima, dopo che aveva promesso ad Abramo che avrebbe liberato il popolo, allora egli aveva in mente che avrebbe formato Mosè proprio nel modo in cui Mosè fu reso. Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet, then just like you, if you are a Christian, God don't make any halfway Christians. God makes complete Christians. Mosè era un profeta completo, e poi, essendo un profeta completo, allora, proprio come voi, se siete cristiani, Dio non rende nessuno mezzi cristiani, Dio fa dei cristiani completi. God don't make halfway preachers. But the preacher can be halfway. And God makes his children Christians, but sometimes they're halfway Christians. But it's not God's intention for them to be that way. Dio non fa mezzi predicatori, ma il predicatore lo può essere a metà.
e Dio rende i suoi figli dei cristiani, ma a volte essi sono cristiani a metà. Non è però l'intenzione di Dio che loro siano così. It's their own ways got mixed up with the plan of God for their life, and that's what makes them the way they are. God don't want them to be halfway Christians or halfway preachers, compromising on either side, or He wants them to completely stand in the breach. Si tratta delle loro proprie vie che si sono mescolate con il piano di Dio per la loro vita, e questo è ciò che li rende quello che sono. Dio non vuole che loro siano mezzi cristiani o mezzi predicatori, trovando un compromesso su ogni lato, o Egli vuole che loro stiano del tutto sulla breccia. Amen. Now, Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. Amen. And Moses was completely surrendered into the hands of God. Amen. That's the reason it made him what he was. He was so complete in God, till God could trust him. Ora, Mosè, Dio lo aveva reso un profeta completo per una liberazione completa, e Mosè era reso completamente nelle mani di Dio. Ecco perché ciò lo rese quello che era. Era così completo in Dio, tanto che Dio poteva confidare in lui. I wonder this morning as Christians, if we have yielded our own will and yielded ourselves so completely to God, to God can trust us. The place that He has put us. Mi chiedo stamane, come cristiani, se abbiamo ceduto la nostra propria volontà e ci siamo arresi così completamente a Dio, affinché Dio possa affidarci il ruolo in cui ci ha posto. I wonder this morning, of myself, if I could be so yielded to God could trust me, could trust Brother Neville, could trust our trustee board, our deacon board, our members of our church. We all have a place and we got a duty. Mi chiedo stamane di me stesso se io potessi essere tanto arreso a Dio, tanto che Dio possa confidare in me, possa confidare nel fratello Neville, possa confidare nel consiglio d'amministrazione o nel consiglio dei diaconi o nei nostri membri della nostra Chiesa. Noi tutti abbiamo un ruolo ed abbiamo un dovere. The minister's got a place of duty to stand and preach the unsearchable riches of Christ without compromising. If he's called to be a preacher, he wouldn't spare one thing for one person if he's called to be a preacher. Il ministro ha un posto di dovere per alzarsi a predicare le ricchezze insondabili di Cristo, senza venire a compromessi se è chiamato a essere un predicatore. Egli non risparmierebbe nulla ad una persona se è chiamato a essere un predicatore. And the member of the church is called to be a member of this certain group. Then he would not compromise. If the church believes that we should not gamble, then that member should never touch a deck of cards. E il membro della Chiesa, se è chiamato a essere un membro di questo certo gruppo, allora non si comprometterebbe. Se la Chiesa crede che non dovremmo giocare d'azzardo, allora quel membro non dovrebbe mai toccare un mazzo di carte. We don't believe in drinking, he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in gambling or smoking, the member of this church should never touch such a thing.
God gives complete deliverance. Se non crediamo nel bere alcolici, lui dovrebbe girare la testa completamente da bere alcolici. Se non crediamo nel giocare d'azzardo o nel fumare, il membro di questa chiesa non dovrebbe mai toccare una cosa simile. Dio dà liberazione completa. When we will do it, if we'll completely surrender ourselves to Him. If we will completely deliver ourselves into His hand, then God can live in us. Christ, the hope of glory. Amen. He can reflect Himself from us as we get ourselves out of the way. Then our thoughts are His thoughts. Quando noi, Egli lo farà se ci arrenderemo completamente a Lui, se ci consegniamo completamente nella Sua mano, allora Dio può vivere in noi. Cristo, la speranza della gloria, Egli può riflettersi da noi come noi stessi ci togliamo di mezzo. Allora i nostri pensieri sono i Suoi pensieri. Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your spirit is part of His spirit, He wants it to be upon your confession, but you permit the devil to come in and take over it. And all the time in your heart, way down deep, you know you're wrong when you do those things. Potreste immaginare Cristo fumare un sigaro? Potreste immaginare Cristo bere alcolici o giocare a carte? Allora il vostro spirito è parte del suo spirito. Egli vuole essere sopra la vostra confessione. Voi però permettete al diavolo di entrare e prendere il comando e per tutto il tempo nel vostro cuore, molto giù in profondità, sapete d'essere nell'errore quando fate quelle cose. And when one member would talk against the other member, you know that's wrong. You are commanded to pray for one another. Not to talk against one another, but to love one another. And if someone is down, let's pick him up. Help him. E quando un membro parlerà contro l'altro membro, sapete che è sbagliato. Vi è comandato di pregare l'uno per l'altro, non di parlare l'uno contro l'altro, ma di amarci l'un l'altro. E se qualcuno è giù, sollevatelo, aiutatelo. Now, that makes us a unified group of believers. Now, when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God. And therefore, our church, our people cannot prosper, the church cannot go on, is because we're disunified together. As Jesus said, a little leaven leavens the lump. Ora, questo ci rende un gruppo unificato di credenti. Ora, quando non obbediamo a questo, allora non obbediamo a Dio e contrariamo Dio e perciò la nostra Chiesa, la nostra gente non può prosperare. La Chiesa non può andare avanti. È perché siamo disuniti. Come disse Gesù, un po' di lievito lievita tutta la pasta. Now, if the a church board, like the deacons, would come and say that we were to thinking we should build a new tabernacle. If that is the vote of the deacons and the trustees are consulted and they don't have the money to do it, then they have a building program like we have going on now. Ora, se il consiglio della chiesa o come i
i diaconi verrebbero a dire che noi siamo pensando che noi dovremmo costruire un tabernacolo nuovo, se quello è il voto dei diaconi e gli amministratori sono consultati ed essi non hanno il denaro per farlo, allora sia un programma di costruzione come noi abbiamo disponibile ora. And then it's stuck over the general audience as we should be, all the church being sovereign. Then if the church votes for the new tabernacle, then we all should cooperate together in building that new tabernacle. E allora subentra l'uditorio generale, come dovremmo essere noi, tutta la Chiesa, che è sovrana. Allora, se la Chiesa vota a favore del nuovo tabernacolo, allora dovremmo tutti cooperare insieme nel costruire quel nuovo tabernacolo. Frankly, myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was against the thought. That's right. I said, we don't need exactly a new tabernacle. I'll probably be leaving here pretty soon as the Lord, if it, what He showed me comes to pass. What do we need with the new tabernacle? We haven't got the money. Francamente io stesso, quando mi hanno parlato del nuovo tabernacolo, quanto a me, io ero contrario all'idea, proprio così. Dissi, non abbiamo proprio bisogno di un tabernacolo nuovo. Io probabilmente me ne andrò da qui molto presto, appena il Signore, se quello che Egli mi mostra viene a compimento, a cosa ci serve un tabernacolo nuovo? Non abbiamo i soldi. Then I come down and felt the feeling of the church, that the church in the majority seemed to want it. Then what did I do? I sacrificed my own thoughts and throwed in with the church. Let's do it. Poi sono sceso e ho sentito il sentimento della Chiesa, che la Chiesa nella maggioranza sembrava volerlo. Allora che cosa ho fatto? Ho sacrificato le mie proprie idee e mi sono messo con la Chiesa. Certo, facciamolo. That's the way we cast lots. That's the way it was in the Bible time. The way the church voted. The sovereignty, the groups of the people, they come together in unity their strength. Se ecco come tiriamo a sorte, era così al tempo della Bibbia, come la Chiesa aveva votato la sovranità, i gruppi di persone, essi vengono insieme, nell'unità c'è la forza. So therefore, I said certainly, if that's the way the church wants, if that's what God is wanting, He's got more of authority to vote among a whole group of people than he has to me, because I have no vision to say that it shouldn't be. Così, perciò dissi, certamente, se è così che la Chiesa vuole, se questo è ciò che Dio vuole, egli ha più autorità di votare tra un intero gruppo di gente di quanto l'abbia verso me, perché non ho la visione di dire che questo non debba avvenire. So we throw in with the church and move with the church. And I'm behind it to do all that I can, see, to help out the church. Perciò mi metto con la Chiesa e mi incammino con la Chiesa, ed io le sto dietro per fare tutto quello che posso, capite? Per aiutare la Chiesa. That should be the motive of every Christian and every person in the church, is for to unify ourselves and stick together. Whatever the church votes for, that's what we should stand for. Quello dovrebbe essere il motivo di ogni cristiano e di ogni persona nella Chiesa, è per unificare e restare uniti. Qualsiasi cosa la Chiesa voti, quello è ciò che dobbiamo sostenere. Then say, for instance, want to change something in the church. Well, then, if the trustees wants to, or somebody else wants to, the deacons, they want to change something, that comes before the church then together. Poi dire, per esempio, si vuole cambiare qualcosa nella Chiesa. Bene, allora se gli amministratori lo vogliono, là qualcun altro lo vuole, i diaconi, e si vogliono cambiare qualcosa, questo si presenta alla Chiesa, dunque alla Chiesa insieme.
And if our idea here seems to be a little different from what the whole church says, let's sacrifice that idea. Amen. Because that's the only way we can stand united. E se la nostra... Se la nostra idea qui sembra essere un po' diversa da quello che tutta la Chiesa ha detto, sacrifichiamo quell'idea, perché questo è il solo modo in cui possiamo stare uniti. And if this church will just go on the way you're going now and be united together, God will, it's unlimited what He'll do. Amen. If we'll stick together. We must stick together. That's how we want to be so complete with one another and then so complete in the hands of God. E se questa chiesa andrà avanti nel modo in cui state andando ora e state uniti assieme, Dio farà quello che Egli farà e senza limiti. Se restiamo uniti, dobbiamo restare uniti. Ecco come vogliamo essere così completi l'un con l'altro e poi così completi nelle mani di Dio. Then we've got to have a man that we believe that preaches the word of God. If the man don't do it, then get somebody who does do it. Amen. That's the way we must stand. Poi dobbiamo avere un uomo che noi crediamo che predichi la parola di Dio. Se quell'uomo non lo fa, allora prendete qualcuno che lo faccia. È così che dobbiamo star ritti. If the trustee board won't stand for what's right, then it's your business to elect somebody who will stand for what's right. And then when you do it, stay by it. Yeah. It's up to you. Stand by it. And all together we're standing for one thing, that's God. Amen. Se il consiglio d'amministrazione non appoggerà ciò che è giusto, allora è compito vostro eleggere qualcuno che sosterrà ciò che è giusto. E poi, quando lo fate, restateci accanto. Ciò sta a voi. Sostenetelo. E tutti insieme rappresentiamo una sola cosa, cioè Dio. If a member makes a mistake, don't turn him down. Help him. Raise him up. Get together. Have a hearing with one another. It's what the scripture says. Se un membro commette un errore, non respingetelo, aiutatelo, rialzatelo, riunitevi, abbiate udienza l'un con l'altro. Ecco cosa dice la scrittura. When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we got to go before the person we hurt. Quando facciamo un errore, andiamo al cospetto di Dio. Prima di poter andare davanti a Dio, dobbiamo andare davanti alla persona che feriamo. I just had to do that. And I know it, I did wrong, I lied. Caused my wife to lie. I believe I told you about it here at the church. Da poco ho dovuto farlo io e so d'aver agito male. Ho mentito, ho indotto mia moglie a mentire. Credo di averlo raccontato qui in chiesa. It's a few days, not long ago, it's been about 6 weeks ago, the attorneys had me so tore up over this investigation that I hardly knew where I was at. I just went home from the office to eat dinner and the private phone number rang. And Meady went to answer the phone, she put her hand over and said, it's them attorneys again. È successo alcuni giorni, non molto tempo fa, è stato circa 6 settimane fa. Gli avvocati mi avevano tanto straziato per questa indagine, tanto che sapeva a malapena dove mi trovavo. Ero appena rientrato a casa dall'ufficio per cenare e il telefono del numero privato squillò e Meda andò per rispondere al telefono. Lei vi mise la mano sopra e disse, sono di nuovo quegli avvocati. I said, I couldn't stand another evening. My head feels like it's drawing off. I'm losing my mind. Just pulling me this way and that way and this way. I said, I can't stand it. And I jumped up and I said, tell them I'm not in here. And run around behind the house. Dissi, non potrei sopportare un'altra serata. Sembra che io stia andando fuori di testa. Sto perdendo il senno. Mi strattonano da questa parte, da quella parte e da questa parte. Dissi, non riesco a sopportarlo. E balzai su e dissi, di loro che non sono qui. E corsi fuori, dietro casa. When I come back, Meade's very conscientious of those things.
She met me at the door half crying. She said, Bill, was that the right thing to do? Quando tornai, Meda è molto scrupolosa di quelle cose. Mi incontrò alla porta, quasi piangendo. Lei disse, Bill, era quella la cosa giusta da fare. You know how you are. I know how I am. I said, sure, I wasn't in here right then. I knew God had condemned me for it. I said, I wasn't in here right then. Said, but you was in here when he made the call. Voi sapete come siete. Io so come sono. Dissi, certo, proprio allora io non ero qui dentro. Sapevo che per questo Dio mi aveva condannato. Dissi, io non ero qui dentro proprio allora. Disse, ma tu eri qui quando egli fece la chiamata. That afternoon I went to pray for a sick baby. And before I left the house, the phone rang again and little Joseph ran over and took hold of the phone and said, Daddy, you want me to tell him you're not here? You see how sin corrupts? What a family that would finally be! Quel pomeriggio andai a pregare per un bambino malato e prima che lasciassi la casa il telefono squillò di nuovo e il piccolo Joseph corse là e prese il telefono e disse «Papà, vuoi che gli dica che non sei qui? Vedete come il peccato corrompe! Alla fine che famiglia sarebbe quella?» 1 John, the 5th chapter and the 21st verse said, If our hearts condemn us not, then we have confidence in God. But if our hearts condemn us, how can we have confidence in God? Prima Giovanni, il 5 capitolo e il 21 versetto disse, Se i nostri cuori non ci condannano, allora abbiamo confidenza in Dio. Ma se i nostri cuori ci condannano, come possiamo avere confidenza in Dio? We know as long as we got sin that's not confessed, He'll never hear us. That's strong, but it's the church needs these things. Sappiamo che finché abbiamo peccato che non è confessato, egli non ci ascolterà mai. Ciò è sbagliato, ma è la Chiesa che ha bisogno di queste cose. Then I started to pray for this baby. And when I started to lay my hands on it, the Lord rebuked me and said, You told a lie. You ain't fit to pray for that baby. Allora cominciai a pregare per questo bambino. E quando cominciai a imporgli le mani, il Signore mi rimproverò e disse, Tu hai detto una bugia. Non sei degno di pregare per quel bambino. I turned away from the man. I said, Sir, you just wait here. I've got something to make right. Mi scostai da quell'uomo. Dissi, Signore, lei solo aspetti qui. Ho qualcosa da mettere a posto. I called up the attorney and went down to the office. Called him in. I said, Look, sir, I've told a lie. I had my wife to lie. She said I wasn't in there and I ran out behind the house and I confessed it and told him about it. Telefonai all'avvocato e scesi all'ufficio. Lo feci entrare. Dissi, Senta, signore, ho detto una bugia. Ho fatto mentire mia moglie. Lei ha detto che non ero là dentro e sono corso fuori dietro alla casa. E l'ho confessato e glielo dissi. Walked up, put his hands on my shoulder and said, Brother Branham, I've always had confidence in you, but I've got more than ever now. Yeah, a man, he said, is willing to make right his wrongs. Si avvicinò e mise la mano sulla mia spalla, disse, Fratello Branham, ho sempre avuto fiducia in lei, ma ora ne ho più che mai. Un uomo, disse, che è disposto a mettere a posto i suoi errori. Now I told him, I said, I started to pray for a baby. And the Lord would just condemn me in my heart because I know that I'd done wrong. Gli dissi, ho cominciato a pregare per un bambino e il Signore mi condannava proprio nel mio cuore, perché sapevo di aver agito male. Then the next day wife said, Where are you going? I said, To my cave. Poi il giorno dopo mia moglie disse, Dove vai?
dissi, alla mia grotta. I went up to my cave up above Charleston, where I've been going for years. I got in there and I prayed all that day. Oh God, don't never let me do a thing like that again. You forgive me, Lord. For when I start to put my hands on the sick people to pray, then it's condemned. E salì alla mia grotta sopra Charleston, dove vado da anni. Entrai là e pregai tutto quel giorno. Oh Dio, non lasciarmi mai più fare una cosa del genere. Perdonami, Signore, perché quando ho cominciato a imporre le mani sui malati per pregare, allora sono stato condannato. Long about 3 o'clock in the evening, I come out and there's a big rock lays out there, and I got on that rock and was looking up towards the east with my hands up, praising the Lord. And it's just so quiet in there. Poi nella serata verso le 3 venni fuori, c'è una grossa roccia posta là fuori, e mi misi sopra quella roccia e stavo guardando verso l'est con le mani alzate lodando il Signore. E là era proprio così quieto. And I said, Lord, if you'll just... One time you passed by Moses, and he said it was the one you had him in the cleft of the rock, and it looked like the back part of a man. I said, could you do it again, Lord? Let me know I'm forgiven. E dissi, Signore, se tu solo una volta tu passasti accanto a Mosè, e lui disse che era il... Quando tu lo tenesti nella fenditura della roccia e sembrava come il dorso di un uomo, dissi, potresti farlo di nuovo, Signore? Fammi sapere che sono perdonato. And I said, if you help me and come on my mind, I said, Lord, I'm not very strong mentally, because I have no education. I said, and I'm trying to serve you, you know my heart, and I didn't ought to have done that. I didn't mean to do that. My head just felt like it was coming off. I was so nervous. And I'd done it in a catch of a moment when Satan caught me. E dissi, se mi aiuterai e verrai alla mia mente, dissi, Signore, io non sono molto forte mentalmente, perché non ho istruzione. Dissi, ed io sto cercando di servirti. Tu conosci il mio cuore, ed io non ho fatto, non avrei dovuto agire così, non avevo intenzione di farlo. La mia testa sembrava stesse per staccarsi, ero così nervoso e l'ho fatto nell'esitazione di un momento in cui Satana mi ha sorpreso. I said, if you forgive me, let me see you, the Lord. God be my judge. Just right over to my side, a little place the bushes begin to whirl like a wind. They come right along the side of the cave where I was at, went down through the woods. Dissi, se mi perdoni, allora lascia che io ti veda, Signore. Dio che è mio giudice, proprio sopra il mio lato, un piccolo punto tra i cespugli, cominciò a vorticare come un vento, ed esso venne proprio lungo il lato della grotta dove ero io, e scese per i boschi. Oh, brother, a peace that passes all understanding swept over me, and I cried, I wept, I shouted. I know my sins were forgiven me. See, I was disunified with God. I couldn't have deliverance for the baby. Oh, fratello, una pace che oltrepassa ogni comprensione mi sopraffece, ed io gridai, piansi, acclamai. So che i miei peccati mi sono stati perdonati. Capite? Ero disunito con Dio. Non potevo avere la liberazione per il bambino. And the very next day, there's a man from Chicago who is a great man, a Catholic, just converted. The valves in his heart are swelled out like an inflated inner tube. And they've been trying to cut him out for a long time, or was going to, and he wouldn't let them. Io, e lo stesso giorno dopo, c'era un uomo da Chicago, che è un grande uomo, un cattolico appena convertito. Le valvole del suo cuore si erano gonfiate come una camera d'aria gonfiata, e da lungo avevano provato a tagliarle. Stavano per farlo, e lui non lo permise loro. Finally, he found an interview. Them interviews, we stay right with it till we find out what's wrong. And the man is no more coming! Well, the Holy Spirit went back down through his life and called out something he'd done when he was an altar boy in the Catholic Church. He said, that's the truth, that's the honest truth.
Infine si procurò un colloquio. Quei colloqui, noi restiamo proprio con ciò fino a che scopriamo ciò che non va. E l'uomo non fece altro che entrare finché lo Spirito Santo riandò attraverso la sua vita e proclamò qualcosa che lui aveva fatto quando era un chierichetto nella Chiesa Cattolica. Lui disse: è la verità, è l'onesta verità. Said, you mean that was against me? I said, that's the only shadow that I can see in your life. Disse: vuoi dire che questo era contro di me? Dissi: è la sola ombra che riesco a vedere nella tua vita. Went back up and told the doctor, said, all right, get things together now, we'll have the operation. The doctor said, we'll check that old ticker again. And when he looked into it, he said, you don't need the operation. Tornò su e disse al dottore, disse, bene, metti insieme quelle cose ora, faremo l'operazione. Il dottore disse, esamineremo di nuovo quel cuore. E quando lo esaminò, disse, tu non hai bisogno dell'operazione. Amen. See? If our hearts condemn us, we want complete deliverance. We don't want to be halfway church. We want to be a real church or no church at all. We want to be real Christians or no Christians at all. Capite? Se i nostri cuori ci condannano, vogliamo liberazione completa. Non vogliamo essere una chiesa a metà. Vogliamo essere una chiesa vera o affatto nessuna chiesa. Vogliamo essere veri cristiani o affatto non cristiani. We want total deliverance from our habits, from our sins, from our evil thinking, from our evil doing. From our negligence, whatever we've done, we want total deliverance. Vogliamo liberazione totale dai nostri vizi, dai nostri peccati, dal nostro pensiero malvagio, dal nostro agire malvagio, dalla nostra negligenza, qualsiasi cosa abbiamo fatto, vogliamo liberazione totale. So that when people come into this church to be prayed for, there will be justice. Little group, maybe not over 100 or 2 sitting here, but they'll be completely in the hands of God. And when we pray, then God will hear from heaven. Affinché quando le persone entrano in questa chiesa, perché sia pregato, ci sarà solo questo piccolo gruppo, forse non più di 100 o 200 seduto qui, ma essi saranno completamente nelle mani di Dio. E quando preghiamo, allora Dio ascolterà dal cielo. God wants somebody that he can hold in his hand. Somebody that he can say, I got confidence in. I can send this my sick servant to the Branham Tabernacle of Jeffersonville, and that group of people are one accord. Something will happen. Dio vuole qualcuno che gli possa tenere nelle sue mani, qualcuno che possa dire, io ne ho fiducia, lo posso mandare il mio servitore malato al tabernacolo Branham a Jeffersonville. E quel gruppo di persone sono di un solo accordo, qualcosa avverrà. Well, look what he does for us in the condition we're in. What would he do if we were one heart and one accord? Ebbene, guardate quello che egli fa per noi nella condizione in cui ci troviamo. Che cosa farebbe se noi fossimo ad un solo cuore ed un solo accordo? The only way we can do that is unify our hearts together with brotherly love. Amen. Obey the offices of the church and the pastor obey God. Il solo modo che possiamo farlo è unificare i nostri cuori insieme con l'amore fraterno, obbedire agli incarichi della Chiesa e al pastore, e il pastore obbedire a Dio. Then God works through the pastor, through the board, down into the church, and all together are one unit. Oh, amen. To the kingdom of God. Then God will hear when we have a unified group. Allora Dio opera attraverso il pastore, attraverso il consiglio, fin nella chiesa, e tutti insieme siamo una sola unità per il regno di Dio. Allora Dio ascolterà quando avremo un gruppo unificato. Let nothing bother you. Don't be dismayed in anything. Now that's the kind of a person that God ordained to take the lamb.
Che nulla vi disturbi, non siate sgomentati per nessuna cosa. Ora, ecco il genere di persona a cui Dio ordinò di prendere il paese. Moses was complete. He was a man that wouldn't compromise. If there were stews and fusses and so forth, he wouldn't compromise. That's what God wants us now. Mosè era completo, era un uomo che non si sarebbe compromesso se ci fossero state agitazioni, scompiglie e così via. Lui non si sarebbe compromesso. Ecco ciò che Dio ha bisogno di noi ora. Pharaoh wanted to agree, said Moses, you all can go. How about you leave your children behind? Or at least some of your cattle back here. That's the way the devil wants a Christian to come. Faraone voleva mettersi d'accordo, disse, Mosè, tu puoi andare, ma lasciate a casa i bambini, oppure lasciate qui un po' del vostro bestiame. Ecco come il diavolo vuole che un cristiano venga. It'll be all right for you to join the church, but don't you never forgive Jones. It'll be all right if you can bring in your, if you can go, you don't have to give up your smoking, your drinking, your lying, your stealing. Your fault finding backbiting, you don't have to give that up, just join the church. Andrà tutto bene per te unirti alla chiesa, ma non perdonare mai, Jones. Sarà tutto a posto se puoi introdurre il tuo, se puoi andare. Non devi smettere di fumare, di bere alcolici, di mentire, di rubare, di criticare, di sparlare. Non devi smettere questo, unisciti solo alla chiesa. But Moses wasn't a compromiser. He wanted complete deliverance. He said, we'll not leave one hoof behind. Amen. We'll take everything that belongs to us when we go to worship the Lord. Ma Mosè non era uno che si comprometteva. Lui voleva liberazione completa. Disse, non lasceremo dietro una sola unghia. Ci porteremo tutto quello che ci appartiene quando andremo ad adorare il Signore. That's where the church ought to be. We'll take righteousness, we'll take holiness, we'll take the Holy Spirit, we'll take a unified group. Amen. When we go to the altar. We'll be a real group. We'll leave nothing behind. We'll take everything. There won't be one hoof stay back here. Ecco come dovrebbe essere la Chiesa. Porteremo la rettitudine, porteremo la santità, porteremo lo Spirito Santo, porteremo un gruppo unificato quando andremo all'altare. Saremo un vero gruppo. Non lasceremo dietro nulla, porteremo tutto qui indietro. Non ci resterà un'unghia. Amen. You know when people can pray in such a way to the devil, I have to give in. Amen. That's the way Moses and his group did. Sapete, le persone possono pregare in un tale modo fino a che il diavolo dovrà arrendersi. Ecco come fecero Mosè e il suo gruppo. They got over there and got under the blood. Amen. You notice, until they got under the blood, there was no total deliverance. Essi salirono là e si misero sotto il sangue. Avete notato che finché essi non si misero sotto il sangue, non c'era nessuna liberazione totale. Moses himself, he was unified with God, but Israel wasn't. There still was sin, and they murmured against Moses. And they said, why do you do this? You bring more trouble upon us. Because Pharaoh just doubled their tally of bricks and so forth. Mosè, lui stesso, era unificato con Dio. Israele invece no. C'era ancora il peccato ed essi mormorarono contro Mosè e dissero, ebbene, perché fai questo? Tu arrechi più pena sopra di noi. Perché Faraone raddoppiò il loro numero di mattoni e così via. That was Moses. He was completely in the hands of God. Totally delivered from sheep herding. Amen. To herd God's sheep. He was totally delivered himself. But the people wasn't delivered because they were still murmuring among them.
Quello fu Mosè. Lui era completamente nelle mani di Dio, liberato totalmente dal radunare pecore per radunare le pecore di Dio. Lui stesso era del tutto liberato. Il popolo invece non era liberato, perché in mezzo a loro c'erano ancora mormori. One night when God ordained that a lamb should be killed, type of Christ, and the blood was dipped in hyssop, which is weeds, common, humble, and put over the lintel of the door and on the post. And that's when Israel become completely delivered. Amen. With not a hoof left behind. Una notte, quando Dio ordinò che doveva essere ucciso un agnello, simbolo di Cristo, e il sangue era intinto nell'issopo, il quale proprio erbace, comune, umile, è messo sopra l'architrave della porta e sugli stipiti, ecco quando Israele divenne completamente libero, senza che fosse rimasta indietro un'unghia. All that belonged to them was delivered. Their families, their loved ones, and everything was delivered when they completely come under the blood. Tutto quello che apparteneva a loro fu liberato. Le loro famiglie, i loro cari e tutto fu liberato quando essi vennero completamente sotto il sangue. That's when the church shall be completely delivered, when everything comes under the blood. Amen. When your sins come under the blood. When you're smoking, when you're gambling, when you're cheating, when you're stealing, when you're lying. Amen. When everything is brought under the blood, then there'll be a total deliverance. Ecco quando la Chiesa sarà liberata completamente, quando tutto viene sotto il sangue, quando i vostri peccati vengono sotto il sangue, quando il vostro fumare, quando il vostro giocare d'azzardo, quando il vostro frodare, quando il vostro rubare, quando il vostro mentire, quando tutto è portato sotto il sangue, allora ci sarà una liberazione totale. If you wrong somebody, make it right. You can't bring that under the blood, it won't stay. You can't bring it, something won't let you do it. Se avete fatto torto a qualcuno, mettetelo a posto. Se non potete portarlo sotto il sangue, non si fermerà. Non potete portarlo, qualcosa non ti permetterà di farlo. When yourself is completely, totally brought under the blood, there will be a total deliverance. Amen. Then you'll have a freedom like you've never known before. Amen. When everything's brought in the blood, brought in submissive to the kingdom of God, then there will be a real deliverance. Quando il vostro io è completamente portato sotto il sangue, ci sarà una liberazione totale. Allora avrete una libertà come voi non avete mai conosciuto prima. Quando ogni cosa è portata sotto il sangue, portata dentro, sottomessa al regno di Dio, allora ci sarà una vera liberazione. Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man. He could be tired like a man. He was completely, totally man in his physical being. And in his spirit, he was completely, totally God. Amen. So he made his flesh submissive to the spirit that was in him. Gesù era completamente, totalmente uomo. Poteva piangere come un uomo, poteva mangiare come un uomo, poteva stancarsi come un uomo. Era completamente, totalmente uomo nel suo essere fisico e nel suo spirito era completamente, totalmente Dio. Perciò rese la sua carne sottomessa allo spirito che era in lui. You see, he was tempted in all manners like we are. He was man, not an angel. He was a man. He had desires and temptations just like we do. The Bible said he did. Yeah, amen. He was a man, not an angel above temptation.
Capite? Egli fu tentato in tutti i modi come siamo noi. Egli era un uomo, non un angelo, era un uomo. Aveva desideri e tentazioni proprio come li abbiamo noi. La Bibbia ha detto che li aveva. Egli era un uomo, non un angelo, al di sopra della tentazione. Hebrews 1:4 said he was made lower than the angels. Amen. He was man. Completely man. That God took a complete man to bring total deliverance. Amen. And he filled him with his spirit. The Holy Ghost was in him without measure. And he was tempted like we were. Ebrei 1 ha detto che egli era, Ebrei 1:4 ha detto, egli fu reso poco minor degli angeli. Egli era un uomo, completamente uomo, che Dio prese un uomo completo per portare liberazione totale e lo riempì con il suo spirito. Lo Spirito Santo era in lui senza misura ed egli fu tentato come lo siamo stati noi. And he was completely God. He proved it when he raised the dead. Amen. When he stopped nature, the roaring seas and the mighty winds. When he spoke to the trees and so forth, they obeyed him. He was God inside. Ed era completamente Dio. Lo dimostrò quando risuscitò i morti, quando fermò la natura, i mari rombanti e i venti potenti, quando parlò all'albero e così via, essi gli obbedirono. Egli era Dio all'interno. Amen. He could have been man, for he was man. But he totally and completely delivered himself as a man into the hands of God for the service of God, and he is our example. E poteva essere stato uomo perché era uomo, ma consegnò se stesso come un uomo totalmente e completamente nelle mani di Dio per il servizio di Dio, ed egli è il nostro esempio. We are men and women. We're also Christians. If he's our example, let us completely deliver ourselves into the hands of the Holy Ghost. Amen. We might be subjects of the kingdom of God. Noi siamo uomini e donne, siamo anche cristiani. Se egli è il nostro esempio, consegniamoci completamente nelle mani dello Spirito Santo, così da poter essere sudditi del regno di Dio. He was totally man, he was totally God. But he surrendered his natural parts to his and his physical parts and his own thinking and his own doing and his own cares. And I do only that which pleases the Father. Egli era totalmente uomo, era totalmente Dio, ma rese la sua parte naturale al suo e le sue parti fisiche e il suo stesso pensare, il suo stesso fare e le sue stesse preoccupazioni e io faccio solo ciò che piace al Padre. There you are totally delivered from human beings. Amen. The priest come to him, the great man. And said, Rabbi so-and-so. And tried to bribe him into their affiliations and denominations. But he was totally delivered because he trusted in God. Eccovi, liberato totalmente dagli esseri umani. I sacerdoti vennero a lui, i grandi uomini, e dissero, Rabbi tal dei tali, e cercarono di corromperlo nelle loro affiliazioni e denominazioni, ma egli era totalmente liberato perché confidava in Dio. Did not the psalmist say, I will deliver him, for he has completely trusted in me. Amen. I will deliver my darling from the dogs, because he has trusted in me. Non disse il salmista, tu lo libererai perché ha confidato completamente in me? Capite? Io libererò il mio diletto dai cani perché ha confidato in me. Some hour when we come to the end of life's journey, I want it for mine. I know you want it for yours.
I want him to say, I'll deliver him out of the jaws of death. Amen. Or he's trusted in me. I will deliver him from the grave on the resurrection morning. Totally deliver him, both soul, body, and spirit. Because he has trusted in me. Una certa ora, quando giungeremo alla fine del viaggio della vita, io lo voglio per i miei. So che voi lo volete per i vostri. Desidero che lui dica, io lo libererò dalle grinfie della morte perché lui ha confidato in me. Lo libererò dalla tomba il mattino della risurrezione, lo libererò totalmente, sia anima, corpo e spirito, perché ha confidato in me. All Jesus' works was complete. Everything was complete. Total delivered. Tutte le opere di Gesù erano complete. Ogni cosa era completa, totale, liberata. He totally delivered the leper from leprosy. He totally delivered the woman with the blood issue from her issue. He totally delivered the world from sin when he died at the day of the atonement. He totally delivered every sin. Egli liberò totalmente il lebbroso dalla lebbra. Liberò totalmente la donna col flusso di sangue dal suo flusso. Liberò totalmente il mondo dal peccato quando morì il giorno dell'espiazione. Liberò totalmente ogni peccato. He delivered the church. Amen. So there's no need for us to live underprivileged people. There's no need for us to live in a defeated state because he defeated the devil and took all the principalities and powers and subdued them under his feet, and they have no legal rights to rule over you. Egli liberò la Chiesa, perciò non occorre che noi, persone, viviamo svantaggiati. Non occorre che viviamo in una condizione di sconfitti, perché egli sconfisse il diavolo e prese tutti i principati e potestà e li sottomise sotto i suoi piedi, ed essi non hanno alcun diritto legale di dominare su di voi. We are Christians, filled with the Holy Ghost. We don't have to have the devil dictate to us. Christ delivered us. Total deliverance. Noi siamo cristiani, riempiti con lo Spirito Santo. Non abbiamo da dire, il diavolo non deve darci ordini. Cristo ci liberò, liberazione totale. Delivered us from evil, delivered us from sin, delivered us from habits, delivered us from talking, delivered us from blackguard, delivered us from all kinds of smutty things. He totally delivered us and put us into his holy hands. Amen. A complete, total deliverance. Ci liberò dal male, ci liberò dal peccato, ci liberò dai vizi, ci liberò dal ciarlare, ci liberò dall'ingiuriare, ci liberò da ogni genere di cose oscene, ci liberò totalmente e ci pose nelle sue mani sante. Una completa liberazione totale. He delivered our sickness. He delivered us from sickness. For we have an abstract deed to that. Hallelujah. Hallelujah. For he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. He is our healer. Egli ci liberò dal nostro male, ci liberò dalla malattia, perché per questo abbiamo un atto dell'astratto. Alleluia! Poiché egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per i suoi lividori, abbiamo avuto guarigione. Egli è il nostro guaritore. That's why that poor little polio woman trying to take care of a cancer dying husband. Amen. She walked into the realms in the presence of God. She had faith and the doctors had done all they could do. So she followed God's instructions and was totally delivered. Amen.
Ecco perché quella povera piccola donna con la polio, che cercava di prendersi cura di un marito morente di cancro, lei entrò nei reami, alla presenza di Dio. Lei aveva fede e lei, i dottori avevano fatto tutto quello che potevano fare. Perciò lei seguì le istruzioni di Dio ed è stata totalmente liberata. The disciples had total deliverance. Absolutely total deliverance. Why? Because they were completely and totally filled with the Holy Ghost. Amen. I discepoli avevano liberazione totale, assolutamente liberazione totale. Perché? Perché furono completamente e totalmente riempiti con lo Spirito Santo. When you just a church member and shook the pastor's hands or had some kind of a little experience of jumping, shouting, or speaking in tongues or something other and still have malice in your heart, strange acts, telling lies, smoking cigarettes, lusting after women, there's something hasn't happened yet. Quando tu, semplicemente un membro di chiesa, hai stretto le mani del pastore o qualche, hai avuto una specie di piccola esperienza di saltare, acclamare o parlare in lingue o qualcos'altro e hai ancora malizia nel tuo cuore, azioni strane, racconti delle bugie, fumi le sigarette, concupisci le donne, c'è qualcosa che ancora non è successo. There's something wrong, for he that loves the world or the things of the world, the love of God's not in him. You've been misled. By their fruits you shall know them. C'è qualcosa che non va, poiché chi ama il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è in lui. Tu sei stato sviato, li riconoscerete dai loro frutti. We all want to be unified together with the Holy Spirit. Every member should be unified one with the other. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. It cleanses us from all unrighteousness. Amen. We are delivered from the things of the world. Tutti noi vogliamo essere unificati insieme con lo Spirito Santo. Ogni membro dovrebbe essere unificato l'un con l'altro. L'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Ci netta da ogni ingiustizia. Siamo liberati dalle cose del mondo. Jesus said, "This will all men know that you're my disciples. When you got love one for the other. When one member loves the other member so much that he would die for it." Gesù disse, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, quando avete amore l'un per l'altro, quando un membro ama l'altro membro tanto che morirebbe per lui. When one evil thing starts the outside world, some of the women come along and say, "Now look dear, it would be better for you if you did this or do that, wore this or did that or done this and got away from that bunch of holy rollers or so forth like that." Quando comincia una cosa malvagia, il mondo esteriore, alcune delle donne vengono e dicono, ora, guarda cara, non sarebbe meglio se tu facessi questo, o fai quello, hai indossato questo, o hai fatto quello, o hai fatto questo, e ti allontani da quel gruppo di santi rotolanti, o via dicendo così. We are so unified with God. Amen. You say, well, Brother Branham, it's an awful temptation, but Christ died for that purpose. The devil is defeated. Amen. We want total deliverance. Noi siamo tanti unificati con Dio. Voi dite, ebbene, fratello Branham, è una tentazione terribile, ma Cristo morì per quello scopo. Il diavolo è sconfitto. Noi vogliamo liberazione totale. We want a church that's pure and clean and unadulterated and washed in the blood of the Lamb. Filled with the Holy Spirit and signs and wonders and miracles. We deliver everyone. Vogliamo una chiesa che sia pura e netta e non adulterata, e lavata nel sangue dell'agnello e riempita con lo Spirito Santo e segni e prodigi e miracoli. Liberare totalmente tutti. Dear God, you don't take things unless it's totally delivered. You cannot receive a sacrifice with a blemish on it. Caro Dio, tu non prendi le cose a meno che non siano totalmente liberate.
Tu non potresti accettare un sacrificio con una macchia sopra. You would never receive a prayer that there's sin back in the life of that person. You just could not do it. Lord, you didn't do it. The age has gone by and you can't do it today. But the sacrifice must be without blemish. Tu non accetteresti mai una preghiera nella quale ci sia peccato dietro la vita di quella persona. Non potresti farlo, Signore. Non l'hai fatto nelle epoche passate e non puoi farlo oggi. Ma il sacrificio deve essere senza macchia. Lord God, as we lay ourselves on the altar, a sacrifice life, take from us, O Lord, all blemishes of sin. Signore Dio, mentre noi stessi ci poniamo sopra l'altare, una vita sacrificata, togli da noi, o Signore, tutte le macchie del peccato. I completely lay my soul and my body and my strength and my efforts with this church this morning on the altar. Cleanse us by thy blood. And forgive us of every sin that we have did. Pongo completamente la mia anima, il mio corpo e la mia forza, i miei sforzi assieme a questa chiesa stamane sopra l'altare. Mondaci tramite il tuo sangue e perdonaci di ogni peccato che abbiamo commesso. And may the great Holy Spirit so richly abide in us and his presence go with us from this tabernacle this morning that we'll know within ourselves that he has forgiven us. E possa il grande Spirito Santo dimorare in noi così riccamente e la sua presenza andare con noi stamane da questo tabernacolo, così sapremo in noi stessi che egli ci ha perdonati. Then the prayer will be, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Grant it, Lord. Allora la preghiera sarà, rimettici i nostri falli come noi rimettiamo a coloro che hanno trasgredito contro di noi. Concedilo, Signore. Be thou near us now. Bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down. For we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world. A candle that's set on a hill. Not a bushel over it, but a candle that sets on the hill that gives light to guide people's feet in the way that's right. Grant it, Father. We ask it in Jesus' name and for His glory. Amen. Sii tu presso di noi, benedicici e custodiscici finché ci incontreremo di nuovo nel servizio serale. Possiamo noi entrare con mani nette e un cuore puro affinché non rifiuterai, poiché vogliamo una liberazione completa e totale da ogni cosa, Signore, che ci impedisca di essere la luce del mondo. Una candela che è posta sopra un colle, non metterla sotto il moggio, ma una candela che si mette sopra il colle, che dà luce per guidare i passi della gente nella via che è retta. Concedilo, Padre. Lo chiediamo nel nome di Gesù e per la sua gloria. Amen. I'm going to ask Doc. I think he's back there. One of the deacons is present. That the church might read this. Doc, come put this on the bulletin board so the church can see it as they go out. And then, Brother Collins, if he's here, is Brother Collins in? Give him his other. Chiederò a Doc, ritengo sia là in fondo, o uno dei diaconi che è presente, che la Chiesa possa leggere questo. Doc, vieni a mettere questo sulla bacheca
affinché la Chiesa possa vederlo mentre escono. E poi il fratello Collins, se è qui. È qui il fratello Collins? Dagli quest'altro. It's someone wanting an interview. That's always granted. We are glad, and I have interviews. You see, the thing you do is call our number out there. We had so much trouble up the house. The church knows that this is strangers. The church knows about it. Bene, signore. E vedremo quello che è qualcuno che vuole un colloquio. Questo è sempre accordato. Siamo lieti ed io tengo colloqui, capite? La cosa da fare per voi è chiamare il nostro numero là fuori. Noi abbiamo avuto tanti problemi su a casa. La Chiesa lo sa, sono forestieri. La Chiesa sa riguardo a ciò. There should be a little peace, but I'll have it placed here in the church too for the oncomers. You see, there's so many that we can't take care of them all just as they come by number. See, and if you'll just call Butler 21519, Butler. Dovrebbe esserci un pezzetto messo, l'avrò messo anche qui nella chiesa per quelli che vengono, vedete, ci sono tanti che non ci possiamo occupare di tutti loro, solo come vengono per numero, capite? E noi, se solo chiamerete Butler 21519, Butler. And any of the members that sees anyone that wants, I'm always glad to see people, but we have a regular system. There's some already called, several, see? And we just come by one as we come. E chiunque dei membri che va a trovare qualcuno che ha bisogno, sono sempre lieto di far visita alle persone. Ma noi abbiamo un sistema regolare. Ci sono alcuni già chiamati, diversi, capite? E noi solo passiamo uno per uno mentre veniamo. And it used to be we just had kind of a haphazard hit anyway. Skip hop, people went home disappointed and everything. Now they have everything just in order. And that's what we're trying to speak of now, see? Put everything in order, just perfectly. Poi c'è... È successo che abbiamo avuto un certo caso specifico, comunque è stato tralasciato, saltato. Le persone sono andate a casa deluse e tutto il resto. Ora sia ogni cosa proprio in ordine. Ed ecco ciò di cui stiamo cercando di parlare ora, vedete? Mettere ogni cosa in ordine, proprio perfettamente. I'll be glad to see this dear party if they'll just call Butler 21519, and Mr. Mercer or Mr. Goldblum will answer the phone and tell you just exactly when you can have an appointment. We got a place out there, air conditioned and ready to receive the people and pray for them. We're only happy to do it. E sarò lieto di ricevere questo caro gruppo se solo chiameranno Butler 21519. 1519 ed il signor Mercier o il signor Goad 1 risponderà al telefono e vi dirà esattamente quando potete avere un appuntamento. Abbiamo un posto là fuori, aria condizionata e pronti per ricevere le persone e pregare per loro. Siamo solo felici di farlo. Now, the reason I don't come to church, the people think I try to get away from the people, it isn't. I'm trying to be exactly in order. That's what I want to be. Just won't show respect to person. Ora, il motivo che non vengo in chiesa, la gente pensa che io cerchi di allontanarmi dalle persone. Non è così. Io sto cercando di essere esattamente in ordine, capite? Questo è ciò che io voglio che sia. Non farò nessuna parzialità. Each person, anybody, anywhere, anytime, see? Color, creed has nothing to do with it. We come right there and meet the people. And if they have a need, we stay right with God until it's solved.
Ogni persona, chiunque, ovunque, ogni volta, capite? Il colore, il credo, non ha niente a che fare con ciò. Verremo proprio là e incontreremo le persone. E se hanno un bisogno, resteremo proprio con Dio finché non sia risolto. If they want to know anything about meetings, of course we take care of it and follow it. That's only the leading of the Holy Spirit. And that way I think it's just, it does everyone just exactly the same. Therefore there's no respect to person, no respect. Se vogliono sapere qualcosa delle riunioni, naturalmente ce ne prenderemo cura e lo archiviamo. È solo la guida dello Spirito Santo. Ed ecco, in questo modo ritengo che sia solo fa sì che ognuno sia esattamente lo stesso, perciò senza parzialità, nessun riguardo. Was there any people to come to be prayed for this morning that was sick and want to be prayed for? All right? If there's not, then let's sing a good song for worship. What can we sing this morning? What can take away my sin? You know what, Teddy? Nothing but the blood of Jesus. What can... Stamane c'erano alcune persone venute perché si pregasse, che erano malate e volevano che si pregasse? Bene, non ci sono. Allora cantiamo il buon cantico per adorare. Cosa possiamo cantare stamane? Che cosa può togliere via il mio peccato? Lo conosci, Ted? Nient'altro che il sangue di Gesù. Che cosa può... No, pray for now. I'm going to pray for that lady. Lay hands on this woman here. Would you bow your head with me now? Bene, Signore. Vuoi che si preghi per lei ora? Pregherò per quella signora. Metto le mani su questa donna qui. Chinereste dunque il capo con me quietamente ora. Dear God, there's a lady that's very sick. Our sister has put her body up, even to take cancer from others. It's standing in the breach for us. But you deliver her from that, Lord. A few days ago, when those things were known, just let her find it out herself, Lord. She'll know that it comes from you. Caro Dio, c'è una signora che è molto malata. La nostra sorella ha presentato il suo corpo anche per togliere il cancro da altri. Sta nella breccia per altri. Ma tu liberala da ciò, Signore. Alcuni giorni fa, quando quelle cose sono state riconosciute, lascia solo che lei stessa scopra. Dunque, Signore, lei saprà che viene da te. Io impongo le mie mani sopra di lei e chiedo misericordia per quell'altra donna che lei sta rappresentando. Possa la grazia di Dio, la potenza dello Spirito Santo. Amen. That we know that we have favor with God, we have peace with God, we get what we ask for because we have no condemnation. Amen. Grant it, Lord, in Jesus' name, my friend. Amen. Amen. Se c'è del male nei nostri cuori, Signore, rivelacelo prima. Allora andremo a metterlo a posto. Allora sappiamo d'aver favore con Dio, d'aver pace con Dio. Noi riceviamo quello che abbiamo chiesto perché non abbiamo condanna alcuna. Concedilo, Signore. Io prego nel nome di Gesù. Amen. Bene, che cosa può lavare via il mio peccato? Nient'altro che il sangue di Gesù. Che cosa può sanarmi di nuovo? Nient'altro che il sangue di Gesù. Oh, prezioso è il flusso che mi fa bianco come neve. Nessuna
fonte io conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. How many feels that all your sins are under the blood? Let's sing it with our hands up now. Quanti sentono che tutti i loro peccati sono sotto il sangue? Cantiamolo con le mani alzate ora. Che cosa può lavar via il mio peccato? Nient'altro che il sangue di Gesù. Che cosa può sanarmi di nuovo? Nient'altro che il sangue di Gesù. Now, as you drop your hands, let's shake hands around. Ora, mentre abbassiamo le mani, stringiamoci le mani intorno. Prezioso è l'asmo. Proprio così, tutti intorno. Bianco come neve, nessun'altra fonte io conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Lo amate? Amen. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Now stay with it now. Everybody hold on to God. Ora restate con ciò ora. Teniamoci tutti stretti a Dio. Jesus, perché